Ciao e benvenuti in questo nuovo video in cui io vi mostro le cose che Federico non vi mostra, che ha appena fatto una cacca gigante. Ho appena appoggiato la tenere per terra con le borse e tutto perché ho provato a girarla su una strada in pendenza e ero sovrapensiero e sono caduto come un pirla. Però una guida locale mi ha aiutato a tirarla su insieme a Yolta. Che pirla! Ogni tanto le stupidate le faccio anch'io, proprio così. Puff. Nel video precedente hai seguito le avventure di Yolta e me nel Lago Salato e ci siamo lasciati nell'oasi, in arrivo all'oasi di Cebica. Dopo l'oasi di Cebica, dove abbiamo mangiato una pizza tunisina, anche molto buona in realtà, costava 3 euro che per essere un posto turistico non era poi così male. Siamo poi risaliti in direzione montagna, dove abbiamo incontrato un personaggio particolare che abbiamo scoperto dopo che il mondo dell'internet già conosceva, perché lui è Farouk, col suo motorino assolutamente non allineato, un personaggio molto particolare che ci ha portato a visitare una specie di canyon che sulle mappe effettivamente noi non avevamo visto, non avevamo considerato. Quindi voi vedete l'arrivo di Farouk in questo video, non documentato in realtà perché non era previsto, ci ha fermato per strada, vi ho lasciato nella traccia il punto esatto dove noi l'abbiamo incontrato e onestamente noi siamo rimasti contenti di averlo conosciuto. Quindi vi lascio al video. Chi è questo? Simpatico, siamo con Farouk che ci porta. Lui conosce Federico Varretta e è in un suo video e è in un video anche di Sinakagiri. Gli ho detto di andare piano con sto trabicolo e gli ho detto: ma metti il cavalletto. No, non mi piace il cavalletto, non mi piacciono i cavalletti. Allora, con questo, con questa motoretta, tra l'altro tutta storta, da dietro c'ha la ruota davanti un po' spostata verso sinistra, ci porta in una gola particolare. Ha detto posto più bello della Tunisia. Vediamo, Yolta, cosa dici? Io mi fido di Farouk, anch'io, anch'io. Di te rimani l'ultimo, ok? Va bene! Vai Farouk! Vai Farouk, facci sognare! Com'è che conosce tutti? Conosce anche Fabri Rock? Ma dove ci porta? È un pazzo! Cosa ho preso? Ciao! Guarda che spettacolo! Questo posto ci ha detto di non dire dov'è, perché internet brutto! Siccome è il suo lavoro, no, lo rispetteremo! Vediamo se però ne valsa la pena! In caso dovete cercare per di Farouk! Io sono uscito dall'acqua perché mi stavo infossando. Ciao! Ah. È un pazzo, ma è sgravato. Guardalo! Volevo fare una foto! Ma vai, le facciamo anche dopo! Adoro! Oh, che fango! Basta, ma basta Yolta. Guarda la frizione. Gas, gas. Guarda in che posto ci ha portato. Bellissimo, dove ti hai portato?
Renato. Questa gola inizia in Algeria. Quanto piove in Algeria? No, ora a settembre l'acqua a 6 metri arriva. Vai, scendi, scendi. L'acqua è scavato questo, è formato il lago salato, ma più sciocco il giro è formato con l'acqua che va giù delle montagne. L'acqua nel shot si evapora e il sale cristallizza. Questo è il sale che alimenta il lago. Questo qua, perché qui c'era il mare, la selce, il fosfato, rimane il concime nell'oasi quanto piove. Le cozze, milioni di anni fa c'era il mare, per quello l'oasi è verde, perché c'è il fosfato sotto. E questi sono gemmi. Dentro c'è il cristallo, se scavi pieno dentro, l'acqua entra, nell'acqua c'è il quarzo, l'acqua si evapora con pressione sui forni. Non è le persone che tira via e vendi, no, no, questa l'acqua è spacca. Andiamo lì a fare la porta. Ma che cosa assurda stiamo vivendo, voi non potete capire. L'arca perduta, la pietra. Ah, questa è la pietra dell'arca perduta. E queste pietre erano l'unico, sono rotolate. No, questa non devi. Aspetta. Ok, adesso a destra, devi andare a destra. Tutto a destra. One, two, one, two. Ok, vai. Adesso le robe. Girata un po' col fiume, con l'acqua. Dietro quella montagna c'è l'Algeria, 3 km. Davvero? L'Atlanti, dal Marocco attraversa l'Algeria e finisci qua. Questa è la più grande oasi di montagna. Il paese nuovo, il paese vecchio finito e abbandonato con la legione. Nel 1969, 22 giorni di pioggia. Dopo la legione gli abitanti sono calati più in alto. L'oasi, le palme, coprono casi dal vento, in quei dirupi, quel calanco, hanno costruito un sacco di muretti gli abitanti per contenere l'acqua. Muro a secco. Ma che spettacolo! Ma che roba! Prima facciamo i conti. Le francesi, guarda, guarda! Le francesi, guarda! Quando alle francesi le dico che qui hanno girato Indiana Jones, ridano e scappano perché non si fidano. Certo! Che personaggio! Guardalo, guardalo! Raga, a guardare lui mi ammazzo io! Guardare lui mi stavo ammazzando! Che personaggio! Ma poi ci ha portato a fare off-road! Il fiume ci ha portato a fare! E lui con lo scooter senza fari, senza niente! Se gomma buona, catena in ordine, il resto frega un cazzo, ha detto! Ah, sono qui, sono qui. Dell'orologia. Io l'ho detto, lì c'è il canyon, fiumi. E c'è un ragazzo che ha detto a me, sono stato 15 volte, li conosco, vado lì. Sono andati lì alle bancarelle, al trappola. Guarda, al trappola.
lì vanno turisti. E poi vedi, lì c'è il cartello, dice la grande cascata perché è pieno di bancarelle. Hanno visto quello e poi sono andati dritti per la strada turistica questa. Non hanno visto quel fiume. Mi hanno detto siamo stati 15 volte. Secondo te, se uno è già stato lì una volta, andava lì? No, una cosa importante, ci ha fermato adesso mentre prelevavo, è venuta lì la Guardia Nazionale, la polizia, possiamo dire, con la Jeep. Incazzatissimi mi fa: do you speak English? Do you speak English? E ho detto yes, a little bit, tell me more. Mi fa: do you have drone? Do you have drone? Cioè, avete il drone? E gli ho detto: prima gli ho detto di no, poi ho detto se mi controlla, ho detto sì, ma non ho volato oggi. Sono stato chiarissimo, in realtà ho volato questa mattina, ma ho questa mattina tutt'altra parte che qua. E mi fa: one hour ago, you fly? Ma agitati. E gli ho detto no, assolutamente no. Ho preso fuori il telefono, gli ho fatto: guarda, un'ora fa c'era il cellulare, ero nell'oasi sotto, nel canyon. Gli ho detto: guarda, ha guardato l'ora. Mi fa: ok, you are sure, sei sicuro tu non hai volato oggi? Gli ho detto sì, io non ho volato, puoi controllare se vuoi. Ah, mi fa: no, perché abbiamo visto un drone. Qual è il problema qua, praticamente, morale della storia? Il problema è che siamo molto vicini all'Algeria e qui in questa zona, come in altre, per esempio vicino all'anfiteatro oppure la grande moschea di Cairo One, ecco, è importantissimo non volare, perché abbiamo sentito varie storie, la Guardia Nazionale ti cerca anche per ore, abbiamo sentito storie di gente che gli è arrivata in albergo di notte con i mitra a chiedere chi cazzo era stato a tirare su, perché hanno paura degli attacchi terroristici, non per altro, non è una cosa che hanno contro i turisti, ma è un problema sentito. Quindi il drone, attenzione a farlo volare sopra i luoghi storici. Anche Xarghilane ci hanno detto, quando l'abbiamo tirato su noi erano le 5 del mattino a Xarghilane, ci ha detto veloci fate. Ma la guida ci ha detto: quello e quello sono spot dei militari, non dovete volare lì, volate dall'altra parte. Siamo stati veloci, abbiamo tenuto 10 minuti, poi subito giù, e erano le 5, le 6 e mezza del mattino più o meno, all'alba. Attenzione, perché questo è un problema sentito, quindi occhio, su con le orecchie. Uomo avvisato, mezzo salvato. The next morning. Buongiorno dall'Oasi, da un Boots che si è appena svegliato. Alla fine ieri ci siamo fermati qua, dopo tutto il giro con Farouk, dopo la giornata intensa di fuoristrada tra le dune, prima nel fango, poi in mezzo al fiume dopo, abbiamo deciso di fermarci qui all'Oasi. Bellino, tra l'altro, guardate, che robetta. C'hanno anche un pavone che ha strillato tutta la notte, ma quello bello. Comunque, dormito più che bene. Ora, oggi è l'ultimo giorno, quindi dobbiamo rientrare a Tunisi. Le cose interessanti che vedremo oggi sono la pista Rommel. Dopodiché ci sposteremo verso Tunisi e poi lì andiamo diritti, perché alle 5 del mattino di domani abbiamo l'imbarco. Alle 5 del mattino abbiamo l'imbarco per tornare in Italia, purtroppo. Quindi oggi pista Rommel. Ciao e benvenuti in questo nuovo video in cui io vi mostro le cose che Federico non vi mostra, ovvero che ha appena fatto una cacca gigante che non va giù. Sto solo dicendo la verità, che la tua cacca non va giù. È necessario? Sì! Lasciato Red Eye, ho fatto 6 litri di benzina da dei ragazzini a 3 dinari al litro, un po' cara, ma beh, cara, 1 euro al litro, un po' di più rispetto a quella che trovi al distributore, ma perché il distributore aveva finito il carburante e quindi incredibilmente l'ho dovuto comprare una bancarella. Ho fatto solo 6 litri perché aspetto poi di arrivare a un altro distributore per farla. Guardate però che spettacolo, stiamo scendendo da Red Eye per poi scendere e risalire con le piste Rommel. Guarda che cosa si affaccia davanti a noi, mamma mia, che spettacolo. Qualche bella curva, qualche bel tornante. Oh sì, Tunisia, questo è quello che mi piace.
meno le cittadine caotiche, incasinate, un po' sporche della, di questo Nord Africa che stiamo scoprendo, ma più i tuoi panorami, le tue strade da tutto curve da guidare. Wow! Che spettacolo! Siamo arrivati alle basse, in teoria la mia traccia prende le piste Rommel qui, su questo sterratone in mezzo al deserto, dovrebbero portarci su, dovrebbero essere vecchie strade militari di cemento che erano state costruite dai francesi per scappare in Algeria in caso di rivolte o problemi qua in Tunisia, in teoria è quello. Poi il tunisino ieri ci ha detto che Rommel non c'è mai stato in Tunisia, secondo lui, ma è solo una cosa per turisti. Però intanto noi ci facciamo queste strade fuori strada che ci porteranno fuori strada barra cemento, quindi forse la prima parte è così, poi sarà cemento che ci porteranno appunto a Metlawi. Altrimenti, volendo, c'è la traccia strada che ovviamente è tutta asfalto. E davanti Yolta come procede spedita con la sua Himalayan da guerra, piste militari, Himalayan moto per l'esercito indiano. Figata. Piste Rommel, signori, guarda che spettacolo! La ghiaia ha lasciato posto al cemento, a queste lastre di cemento, e siamo su queste vecchie strade militari che si arrampicano su per questi aridi monti tunisini. Vediamo se mi devo alzare o se posso star seduto. No, sto seduto comodo. Sto seduto che sto comodo. Ah, sa. Un gran caldo, un gran caldo, perché ci sono 31 gradi e siamo ad aprile. Maggio, dai, primi di maggio. Guarda che roba. Guarda che spettacolo. Che bello. Assolutamente consigliate, almeno da questi primi metri. Dopo vediamo dopo come si aprirà la valle, ma per ora, wow. Wow, solo wow. Questo trattorino che l'ha portata in Spagna, in Turchia, in Grecia, in Tunisia adesso, più tutti gli altri posti che ha visitato, 40.000 km, che figata, guarda che roba, bello, guarda, 20 cavalli e sta salendo una salita del 20%, tranquilli, forse anche di più. Vedete che è quasi buio? Beh, mancano ancora 3 ore e 18 di strada, arriviamo alle 22.30 a Tunisi, ci siamo persi sulle piste Rommel a fare le foto, poi ci siamo fermati a mangiare, poi di qua, poi di là, poi la benzina, poi non trovavo carburante, e vai a prelevare i soldi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la giornata si è allungata anche contro il nostro volere. Comunque diciamo che la nostra più o meno vacanza in Tunisia può finire qua, perché adesso abbiamo un lungo trasferimento fino a Tunisi, dopodiché domani mattina alle 5 dobbiamo imbarcarci. The next morning. Quindi abbiamo passato la notte in porto abbiamo passato. No, vado lì. Sì. Sì. Aspetta, io, vieni con me. Mamma mia. Che disastro. Sì. Opa. Allora.
Ciao. Sì. Comunque dobbiamo andare qui al, prima di entrare in porto al CTN, perché noi rientriamo con CTN, sì. CTN Ferris, e aiuto. Ascolta. E siamo di nuovo in traghetto, purtroppo, ce l'abbiamo fatta, 8.41, ci hanno già imbarcato. Allora, quella è l'Italia, subito dietro lo sporco del vetro, quella là è l'Italia. C'è il porto di Genova, lo vediamo in lontananza, e noi siamo al termine della nostra vacanza in Tunisia. Siamo rientrati dopo 2000 chilometri, non abbiamo fatto neanche troppo, circa 2000 chilometri di strada, di sabbia, di divertimento. E cosa hai da dire a riguardo? Ti sei divertita? Moltissimo. Lei parla piano e con la mano, piano, e con la mano davanti. Sì, perché in realtà mi vergogno. Esatto. Quindi ti sei divertita moltissimo. Sono divertita tantissimo. Bello, bella la Tunisia. Molto, e... bella. Molto più bella di quello che ti immaginavi? Sì. Immaginassi? Sì. Mm? L'Himalayan come si è comportato? Gran moto. Io lo dico. Intanto, chi è che ha affrontato la duna? La duna, se non ci fossi stata tu, effettivamente non l'avrei fatta. Quindi comunque sì, un paese ospitale che ci ha ospitato in questa nostra vacanza di una settimana, bellissimo. Sono un po' dispiaciuto che è finita. Tu vivi sulla luna. Io per la mia analisi quella sì, perché lei fa dei contenuti dove vende un'emozione, non vende un contenuto. Tu invece vendi solo cose materiali, pragmatiche, così pom via. Il pathos, l'emozione, quello è tutto mio. Si tornerà in Tunisia? Sì, sicuramente. E altri viaggi? Sicuramente altri viaggi in Africa. In Africa? Si è aperto un mondo. Sì. Perfetto. Ciao. E perché proprio in Marocco? dalla mano. Quindi. Perché proprio in Marocco? Sì. Non so, sì, volevo aggiungo quest'ultima cosa, che non l'abbiamo mai detta in realtà nessuno, che in questo viaggio noi siamo stati chi? Io sono stato grande capo. E io sono stato piccolo capo. Non si sa perché una famiglia di tunisini ci ha affibbiato questi soprannomi e quindi ce li siamo tenuti, quindi lei è piccolo capo e io sono grande capo. Sì, ma chi è che comanda veramente? Chiaramente il piccolo capo che non voleva gli interfoni e invece ora è pronta per una collaborazione con tutti i brand di interfoni del mondo, vero? Ne mette quattro, esatto. Perché trasmetto anche sull'altro pianeta. Esatto, ha capito l'importanza dell'interfono. Perfetto, dai raga, ci vediamo a terra. Ciao. Ciao. È stato un piacere. Siccome voi non la rivedrete mai più, salutatela mai più. Mai. Mai più in questo video. Saluta con calorosità i tuoi cari amici follower. Madonna. E dove ti devono seguire? No, non seguitemi. Vi lascio il tag qui a sinistra, qui sul sedere della tipa. Ping! Yolt on the road. Va bene? Ciao. 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 E siamo arrivati alla fine, dopo anche oggi 390 km, siamo arrivati a Trentino, mezzo corona. Siamo al lavaggio, perché? Perché devo lavarla il prima possibile per togliere questo fango, voglio farlo subito, perché questa argilla, tra l'altro bella dura, sembrano quasi cereali, il problema è che è salata, perché proviene dal lago salato e quindi non benissimo, soprattutto sui raggi e sui cerchi, quindi devo toglierla con un po' di acqua calda il prima possibile. La moto come si è comportata? Ovviamente benissimo, il tenere è fatto per questo tipo di avventure, è perfetto, non sarà la migliore moto in assoluto, ma va benissimo, non è elettronica, fa tutto quello che deve fare e lo fa al meglio. Le Nitas XT Plus, per chi me lo chiedesse, montate nuove prima di partire, dopo
questo viaggio sono assolutamente ancora in ottime condizioni, l'anteriore di più, il posteriore diciamo più o meno a metà, forse un po' ancora un po' più di metà, comunque c'è ancora su assolutamente battistrada, diciamo che a metà, e i totali rispetto a quando siamo partiti, la moto ha 22.000, ora 232 km, di cui 2.661 di viaggio, dico 2.661, toglietene circa 8, un po' meno di 800 che sono stati fatti ovviamente in Italia, perché casa mia Genova, Genova casa mia, e quindi c'è un 800 km, quindi 1.800 km di Tunisia. Vi condividerò la traccia, la preparerò al meglio, sarà tutta bella fatta bene, ma nei prossimi video, nel prossimo contenuto, perché devo ultimarla, perfezionarla, e vi farò strada, vi farò fuoristrada, vi consegnerò una traccia pronta se volete replicare questo viaggio. Grazie di averci seguito in queste avventure, arriveranno altri contenuti eccetera. Lei adesso, lei la moto, va dal meccanico perché deve fare il tagliando dei 20.000 dopo 11.000 km. È arrivato il momento di fare il tagliando, cambierò la trasmissione, ingrasserò i cuscinetti, lubrificheremo i perni del monoammortizzatore, i cuscinetti di sterzo, e mi faccio dare un check-up generale dopo 20.000 km a questa tenere 700. Detto questo, ho bisogno di una doccia, vado, ho bisogno di una doccia io e ha bisogno decisamente di una doccia lei, quindi andiamo a pulirla per bene. Vi parlerò delle borse, vi parlerò di tutto, ma ora è venuto il momento di lavare questa tenere. Tolgo questa perché questa non è impermeabile, quelle sì, quindi le lascio su così gli do una bella lavata anche alle borse. Perfetto. Noi ci rivediamo a un prossimo video. Se l'avventura ti è piaciuta e vorresti replicarla, iscriviti al canale perché arriverà la traccia, e se vuoi vieni a seguirmi anche sugli altri social, Instagram, TikTok. Adesso vi racconterò la storia incredibile di come sono diventato famoso in Tunisia e Instagram sostanzialmente e TikTok. Ciao ragazzi, ciao ciao.